Una cordiale buonasera. Il Consiglio regionale in apertura, prima dell'inizio della discussione sulla nuova legge elettorale, ha approvato all'unanimità la relazione del Presidente Gino Milano sull'attività svolta nel 2012 dalla Commissione di Vigilanza. Via libera anche alla risoluzione che impegna il Presidente della Giunta Gianni Chiodi ad attivarsi affinché la Regione proceda all'acquisizione al prezzo simbolico di 1 euro, quindi al prezzo simbolico del pacchetto azionario di sviluppo Italia-Abruzzo, provvedendo al reinserimento nelle strutture regionali dei 19 dipendenti e valorizzando il patrimonio immobiliare e gli incubatori d'impresa della società. Visita questa mattina all'emiciclo del neo comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila, il generale di brigata Michele Carbone. Il comandante ha incontrato il presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano. Nell'incontro è stato rinnovato il rapporto di collaborazione tra le due istituzioni. Due rumeni sono stati arrestati dai carabinieri a Montesilvano per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confronti di due prostitute loro connazionali di 22 e 25 anni per minacce e lesioni continuate in concorso nei confronti di un'altra prostituta. L'arresto di Catalin Kazaku e Marianne Panaite, di 38 e 39 anni, è stato disposto dal GIP Gianluca Sarandrea su richiesta del PM Salvatore Campochiaro sulla base degli elementi raccolti dai militari dell'arma del nucleo operativo di Montesilvano, guidati dal luogotenente Claudio Ciabattoni e coordinati dal capitano Enzo Marinelli, comandante della compagnia. Proprio stando alla ricostruzione dei carabinieri, i due avrebbero più volte minacciato una prostituta che esercita l'attività sul lungomare di Montesilvano da 4 anni, chiedendole di allontanarsi da lì e di trasferirsi altrove. Nel mese di settembre le avrebbero chiesto esplicitamente di lasciare quella zona per fare spazio alle donne controllate da loro. Poi l'avrebbero anche picchiata pur di raggiungere il loro obiettivo. La poveretta, considerata l'insistenza dei rumeni, si è rivolta ai carabinieri, anche se prima di decidersi a raccontare tutto ha tentennato un po', temendo per la propria incolumità. I carabinieri dell'arma sono risaliti agli sfruttatori che si muovevano su una B&W Station Wagon e li hanno pedinati per capirne le mosse. In carcere con l'accusa di violenza sessuale da febbraio del 2012, secondo l'accusa avrebbe approfittato con la complicità di due connazionali di una studentessa minorenne, un nuovo ordine di carcerazione è stato notificato ieri a Youssef Sardi, 30 anni, marocchino. Questa volta i fatti contestati si riferiscono allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, secondo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alba Adriatica, riforniva di hashish e su richiesta anche cocaina ed eroina, come hanno accertato gli investigatori, i tossicodipendenti della Costa Vibratiana. Il marocchino residente a Santomero, in provincia di Teramo, faceva la spola tra la cittadina teramana, la Bambinopoli comunale di Alba Adriatica e la pineta del lungomare della stessa città adriatica per vendere le dosi. Sarebbero stati individuati e segnalati alla prefettura una quindicina di consumatori. Le risultanze investigative sono state rimesse sul tavolo del PM Laura Colica, che ha chiesto ed ottenuto dal GIP di Teramo Giovanni De Rensis l'ordinanza di custodia in carcere. Saranno riaperte le indagini riguardanti Donatella Grosso, la trentenne sparita dalla sua casa di Francavilla nella notte tra il 26 e il 27 luglio del 96. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Pescara, Maria Michela Di Fine, che ha dunque accolto l'opposizione alla richiesta di archiviazione della vicenda. Ad opporsi all'archiviazione erano stati i genitori della ragazza, assistiti dall'avvocato Giacomo Frazzitta. Ladri al CUP dell'ospedale di Pescara. Dopo aver divelto la grata di una finestra, i malviventi sono entrati nella struttura, hanno tentato di forzare la macchinetta per il pagamento delle prestazioni, senza però riuscirci, e hanno rovistato ovunque. Per evitare problemi hanno anche rotto delle telecamere, che però potrebbero aver registrato il passaggio nei locali dei ladri. Sembra che non abbiano preso alcunché. L'allarme però è scattato questa mattina da parte di una donna addetta alle pulizie,
polizie. Sono in corso i sopralluoghi e gli accertamenti anche da parte delle forze dell'ordine per capire cosa è accaduto e come si sono mossi i malviventi. L'ultimo furto al CUP risale all'inizio di maggio dell'anno scorso, quando i ladri sono riusciti a portare via circa 15.000 euro in contanti. Anche in quel caso sono entrati da una finestra. Arriva la bigliettazione elettronica sui mezzi ARPA. L'iniziativa è stata illustrata questa mattina a Pescara, il nostro servizio di Rosario Di Blasio. Il più delle volte c'è un obiettivo difficile da raggiungere, quello di facilitare la vita ai cittadini. Tutto ciò infatti che facilita la vita dei cittadini, ha detto il presidente della giunta regionale Gianni Chiodi, riferendosi all'introduzione della bigliettazione elettronica sui mezzi ARPA, iniziativa tra l'altro presentata a Pescara alla stampa, è assolutamente un obiettivo per tutti noi che viviamo in un mondo della burocrazia esasperata. Si dice il cittadino, le imprese, ma nessuno poi si rende conto di quanto ce ne rendiamo conto noi, che scontiamo e vediamo con i nostri occhi le ragioni per cui questa burocrazia si esalta sempre di più. Una burocrazia incredibile, ha proseguito il presidente Chiodi, che nasce dalla sfiducia dell'uno verso l'altro. La sfiducia porta a costruire fasi di controllo preventivo, il contrario di quello che invece accade nei paesi anglosassoni, dove esiste la fiducia salvo prova contraria. Da noi invece esiste solo la sfiducia salvo prova contraria, e questo porta anche ad una serie di questioni che sfociano spesso in atteggiamenti vessatori e accade anche in sanità. E come sempre. E torniamo a parlare di cronaca. I carabinieri lo hanno fermato mentre si trovava in aula. In tasca aveva ancora due dosi di hashish e 50 euro suddivise in banconote di piccolo taglio, provento dello spaccio effettuato nel corso della mattinata. I militari della stazione di Villa Santa Maria da giorni seguivano i suoi movimenti e al momento del loro ingresso a scuola sono stati accompagnati dal dirigente scolastico dell'istituto. A cadere questa volta nella rete dei carabinieri è stato uno studente di vasta di 18 anni con precedenti penali che frequenta l'istituto alberghiero Marchitelli di Villa Santa Maria. I controlli degli uomini dell'arma, auspicati anche dallo stesso dirigente scolastico dell'istituto, vanno avanti ormai da tempo anche con l'ausilio dell'unità cinofile, visto il consistente bacino di utenti provenienti da tutto il centro Italia che la scuola raccoglie. I primi di marzo un altro studente di Casalbordino era stato arrestato dai carabinieri di Villa Santa Maria con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri è stata la volta del 18enne, quando i militari hanno effettuato la perquisizione nella sua abitazione di Vasto. Nel comodino della sua abitazione sono stati trovati 25 grammi di marijuana contenuti all'interno di due buste e due dosi di droga già pronte per essere vendute. In un barattolo sono stati trovati 1.200 euro in contanti, suddivisi in banconote da 10 a 20 euro, presumibilmente provento dell'attività di spaccio da lui svolta. Sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento in dosi, e un apparecchio generalmente usato per tritare le erbe. Arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a disposizione dell'autorità giudiziaria, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. Ladri buongustai, per così dire, a Pineto la notte scorsa all'azienda Frios. I ladri, una volta sfondata la porta d'accesso, sono entrati nei magazzini dell'azienda teramana specializzata nella lavorazione e conservazione di prodotti ittici. Indisturbati hanno rubato conserve e cibi pronti per un valore che si aggira, secondo una prima parziale stima, intorno agli 80.000 euro. Le indagini sono condotte dai carabinieri della locale stazione della compagnia di Giulianova. Per trasferire l'ingente quantitativo di merce sarebbe stato utilizzato niente meno che un camion. Ed ora la nostra rubrica del martedì, Racconti di vita, dedicata alla solidarietà. La Marta, l'ultima arrivata, appunto l'ultima Marta a 5 mesi, domani, poi c'è il Gabriele che ha 2 anni e 4 mesi, dopo c'è il Manuelito che ha 5, eccolo qua, che l'ho fatto vedere bene, Manuel, 5 anni e 8 mesi,
Dopo c'è l'Elias, che adesso è a scuola, che ha 11 anni, e il Juan de Dios, che lui va a scuola nel pomeriggio, e lei Guigna, che ha 10 anni, adesso è ottobre. E poi la più grande, l'Anna, anche lei va a scuola nel pomeriggio, a settembre c'ha 21 anni. Eccoli qua. Poi abbiamo la Giorgia, che sta facendo famiglia con noi, e in questo periodo anche la Nadia, che è la sua mamma dell'Anna. Ogni giorno che si cambia. Mamma mia, non mi ricambia. Per cui adesso sta facendo. No, dite bene. Lui 3 volte alla settimana viene il fisioterapeuta, qua sta facendo fisioterapia, sta progressando molto. E dopo preparare i bambini, Gabi e la Marta, un po' facendo di casa, si esce a fare acquisti. Cartacei, addio. Ancora un anno di tempo nella scuola italiana entreranno solo libri digitali o nel formato misto. È stato firmato dal ministro Francesco Profumo il decreto ministeriale in materia di adozione dei libri di testo. Fra le principali novità, quindi, si legge nella nota del MIUR, a disposizione per i collegi dei docenti di adottare dall'anno scolastico 14-15 solo libri nella versione digitale o mista. Inizialmente l'innovazione riguarderà le classi prima e quarta della scuola primaria, la classe prima della scuola secondaria di primo grado, la prima e la terza classe della secondaria di secondo grado. Grazie per averci seguito fin qui, è tutto per oggi, l'appuntamento è per domani, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi lascio al meteo. Buonasera. Un saluto da Antonio Sanò de ilmeteo.it, dove la il fa la differenza. Vediamo le previsioni per mercoledì 27 di marzo, quando ad iniziali condizioni di tempo migliore, con residue precipitazioni al sud e sulla Sicilia, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la Sardegna, preannunciando un nuovo guasto del tempo. Vediamo al nord Italia ancora delle deboli precipitazioni nevose a quote basse sul Piemonte e sulla Liguria, nonché anche sull'arco alpino, ma fenomeni di poco conto, in intensificazione però sul Piemonte, specie sul Cuneese e sul Ponente Ligure verso il resto della Liguria. Peggioramento invece sulla Sardegna, con dei temporali diretti verso le regioni centrali nel corso del pomeriggio sera, a partire dalle coste verso tutte le regioni, e neve in montagna intorno ai 1200 metri. Al sud residue piogge sulla Puglia, Calabria e Sicilia a partire dal Trapanese, in arrivo dei temporali, e un peggioramento in arrivo entro sera sulla Campania verso Basilicata e Puglia. Temperature piuttosto miti al centro-sud con 17-18 gradi, ma fresche invece, farà ancora freddo, addirittura quasi invernale, con pochi gradi sopra lo zero di minima e 5-8 gradi di giorno al nord. Quindi ancora la primavera è un po' lontana. Un saluto da Antonio Sanò de ilmeteo.it. Giornata di mercoledì 27 marzo 2013. Oggi la luna è piena, per cui c'è luna piena, per cui gli animi un po' in generale sono un po' in tumulto. Tra l'altro una luna piena in bilancia che fa trigono con Giove in Gemelli,
ci sono tante chiacchiere, tante parole, tante tensioni in atto proprio perché queste sinergie trasmettono un po' di brio in più. Miei cari nati sotto il segno dell'Ariete, voi se avete un ascendente in Bilancia o in Gemelli, beh, calmatevi un po', ma questa giornata di mercoledì è una giornata dove tutto dovrà essere affrontato con maggiore riflessione prima di agire, prima di fare qualsiasi cosa, sotto qualsiasi ambito.